ANF per i lavoratori extracomunitari. Le richieste di riesame di domande già accolte per includere altri familiari devono essere considerate come nuove domande. Lo dice IMSS con il nuovo messaggio numero 1375. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus parliamo del nuovo messaggio IMSS numero 1375 in merito al diritto dei lavoratori extracomunitari di beneficiare dell'assegno per il nucleo familiare. Già ad agosto 2022 l'IMSS, con la circolare numero 95, aveva fornito nuove indicazioni operative sulla base della pronuncia della Corte Costituzionale numero 67, arrivata a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in merito all'assegno al nucleo familiare per i lavoratori extracomunitari. Le sentenze hanno infatti stabilito che la prestazione spettasse di diritto anche ai lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di soggiorno per i familiari residenti nel paese di origine o altro paese terzo. Pertanto, con la circolare numero 95, l'INPS ha chiarito che possono essere accolte le istanze di riesame per domande respinte presentate da questi lavoratori, che risultano avere un rapporto giuridico non ancora esaurito. L'Istituto ha anche specificato che prima ancora dell'istanza di riesame deve essere presentata l'apposita richiesta di integrazione di istruttoria agli interessati e devono essere verificati i requisiti prescritti dalla normativa vigente nell'ambito della prescrizione quinquennale. Ora l'IMSS, con il recente messaggio numero 1375, aggiunge un'ulteriore specificazione, e cioè: se il lavoratore chiede di riesaminare una domanda già accolta per l'inserimento di nuovi componenti del nucleo familiare, questa domanda deve essere considerata come nuova domanda. In sostanza, quindi, le richieste di riesame presentate con lo scopo di includere retroattivamente familiari non presenti nella domanda già pienamente accolta dovranno essere considerate e gestite come nuove domande di assegno per il nucleo familiare. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.